Pace e bene. Oggi ci incontriamo con un brano preso da pagina 606 del primo epistolario. Siamo al 10 luglio 1915. Padre Pio è, come sapete, a Pietrelcina e qui comincia un fenomeno piuttosto raro nella direzione spirituale, e cioè il discepolo viene chiamato a dare dei consigli ai propri direttori. Oggi, soprattutto con la moderna psicologia, non piace troppo questa inversione dei ruoli, però nel caso di Padre Pio avviene e i direttori pian piano si confidano con il discepolo, in modo particolare Padre Agostino, che racconta a Padre Pio la sua paura di essere incapace, indegno di vivere la sua missione sacerdotale. Allora ecco, Padre Pio scrive una lettera nella quale spiega il senso del sacerdozio secondo di lui. Secondo lui, siamo a pagina 606 del primo epistolario. Mio carissimo padre, Gesù sia sempre nella vostra mente, nel vostro cuore ed innanzi ai vostri occhi. Egli sia sempre il vostro principio, il vostro centro, il vostro fine, ed egli assorbisca in sé tutta la vita vostra. La madre di Gesù è nostra, ci ottenga dal figlio suo la grazia di vivere una vita tutta secondo il cuore di Dio, una vita tutta interiore e tutta nascosta in lui. Ci unisca questa sì cara madre a Gesù così strettamente da non lasciarci più rapire ed allettare da alcuna cosa di questo basso mondo. Ci tenga sempre dappresso a quell'amabilità infinita, a Gesù. E da allora solamente noi pure potremmo dire con San Paolo essere figli di Dio in mezzo ad una nazione depravata e corrotta. Ecco, già questa prima affermazione, noi sappiamo da sin d'ora che è riferita ai sacerdoti, e quindi dà una descrizione di quello che dovrebbe essere il sacerdote secondo Padre Pio. Diciamo subito che nella cultura, nell'idea del sacerdote, come nell'idea di tutti i cristiani, c'è sempre questa centratura sulla vita di preghiera, ma la vita di preghiera spesso viene vista anche in funzione di ciò che si fa. Una mamma prega per essere una brava mamma, un medico per essere illuminato nel suo lavoro, il sacerdote prega per essere aiutato a vivere la propria vita pastorale. Secondo Padre Pio questo non basta. Secondo Padre Pio la vita, non solo da sacerdote, ma di ogni cristiano, deve essere incentrata direttamente su Cristo. Deve essere Lui il centro e il punto di riferimento della vita di ognuno. Dice perché solo in questo modo potremo dire con San Paolo di essere figli di Dio in una generazione depravata e corrotta. Direi che Padre Pio in questo senso ha anche una visione più grande di quella che è anche profetica in qualche modo della vita dell'uomo. E cioè, mentre si viveva ai tempi di Padre Pio in una società che era molto indirizzata verso i valori cristiani, lui si rende conto che sempre di più la società, i valori cristiani si vanno spaldando, a loro occorre costantemente avere questa centratura sulla vita cristiana come valore assoluto intorno al quale ruotano gli altri valori. Poi Padre Pio continua. Gesù, ecco, al padre spirituale che aveva dei problemi e aveva paura di non essere degno davanti a Dio, Padre Pio dice: Gesù si compiace a comunicarsi alle anime semplici. Sforziamoci di fare acquisto di questa bella virtù. Abbiamola in gran pregio. Gesù disse: se non vi fate come fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Ma prima di insegnarlo a noi con le parole, l'aveva praticata lui stesso col fatto. Si fece bambino e ci diede l'esempio di quella semplicità
che poi avrebbe insegnato anche con le parole. Diamo lo sfratto al nostro cuore, tenendo da esso lontano ogni prudenza terrena. Sforziamoci di avere una mente sempre pura nei suoi pensieri, sempre retta nelle idee, sempre santa nelle sue intenzioni. Ecco, la virtù della semplicità viene a fare più come la virtù immediata per incontrare Dio. Attenzione, quando si parla di semplicità non si parla di semplicioneria, non è lo stupidello o facendo gli stupidelli che siamo graditi a Dio. Siamo graditi a Dio se abbiamo semplicemente al centro della nostra vita la scelta di appartenere. È in questo semplicemente appartenere a Lui che noi ci proiettiamo verso i suoi meravigliosi disegni. Ecco perché Padre Pio dice al centro della vita cristiana ci deve essere la semplicità del bambino. E poi c'è l'altro aspetto. Conserviamo sempre una volontà la quale non cerchi altro che Dio e la sua gloria. Se noi ci sforzeremo di andare avanti in quella bella virtù, colui che ce la insegnò ci arricchirà sempre di nuovi lumi e di maggiori favori. Ecco, questo atteggiamento di desiderare sempre e comunque la volontà di Dio significa una posizione chiara contro il peccato, significa una posizione chiara anche contro quei piccoli peccati che noi chiamiamo peccati veniali, che in qualche modo dicono che siamo testardi, che vogliamo avere un cammino, un modo di vivere che va avanti per conto proprio. E poi ecco la proiezione di Padre Pio. Abbiamo sempre davanti agli occhi della mente il nostro stato di sacerdoti, fino a che non giungiamo a dire con San Paolo ad ogni classe di persone, senza temere di mentire, quell'imitatore est mei, est tote sicut ego Christi, e non ci arrestiamo di andare sempre avanti in questa bella virtù della semplicità. Perché essere semplici? Perché noi siamo semplicemente copia di Cristo. E dobbiamo arrivare a dire con San Paolo, siate miei imitatori. Ma lo dobbiamo dire con la semplicità di Cristo, non con l'orgoglio di chi crede di essere lui grand'uomo, di essere lui super o il grande santo. Ricordiamo sempre l'esempio che si racconta di San Filippo Neri, che andò in un convento dove gli dissero che c'era una grande suora, che era una santa, e appena arrivato lì, lui ha detto: lavami i piedi. E lei: come? Proprio io ti devo lavare i piedi? Del San Filippo: beh, abbiamo capito che qua di santi non ce ne stanno. In realtà è così. La semplicità ci porta anche a dire: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Ma deve essere quella semplicità che ci fa aderire pienamente alla vita di Dio. Ma noi non faremo nessun passo in questa virtù se non ci studieremo di vivere la inalterabile pace. Dolce è il giogo di Gesù, leggero il suo peso, perciò non diamo luogo al nemico di insinuarsi nel nostro cuore per strapparci questa pace. Ecco, io penso che questo sia proprio l'elemento che caratterizza la spiritualità sacerdotale, secondo Padre Pio. Il sacerdote deve essere una persona che deve avere la pace nel cuore. Non mi nascondo che io quando ho a che fare con delle figure anche piuttosto ieratiche, piuttosto belle della vita religiosa, e poi mi accorgo che sono scontrose, che sono un po' altezzose, piene di sé, che bisogna prepararsi prima il discorso per parlargli, dico: ma forse non c'è poi proprio tutta quella santità che si vuol dire, perché il santo è una persona che ha la pace dentro, che ha la serenità del cuore, e questa serenità occorre anche toccarla, vederla nei modi di fare, nei modi di agire. E per più, vedete, a questo punto mette insieme semplicità e pace. La pace è la semplicità dello spirito, la serenità della mente, la tranquillità dell'anima, il vincolo dell'amore. La pace è l'ordine e l'armonia in tutti noi. Ella è un continuo godimento che nasce dal testimonio della buona coscienza, l'allegrezza di santa di un cuore in cui regna Dio. La pace è il cammino alla perfezione,
anzi nella pace si trova la perfezione. E il demonio che conosce assai bene tutto questo fa tutti gli sforzi per farci perdere la pace. Ecco il grande insegnamento che ci dà Padre Pio. Effettivamente, se noi abbiamo la pace nel cuore, teniamo lontano il demonio. Abbiamo detto che questa virtù della semplicità, una semplicità che porta a fare la volontà di Dio, che porta ad essere uomini che hanno la pace nel cuore, è una virtù che Padre Pio raccomanda in modo particolare ai sacerdoti. Però possiamo dire che un po' in tutti i rapporti umani sia una virtù importante. Il cristiano è colui che vive semplicemente davanti a Dio, come un fanciullo, con quella semplicità che gli porta a dire io appartengo a Dio e basta. Io faccio semplicemente la volontà di Dio. E tutto questo porta la pace nel nostro cuore e ci rende veramente testimoni di Dio. Pace e bene a tutti.